Quando la solitudine non viene vissuta in maniera positiva o comunque con tranquillità, si vive l'angoscia di dover trovare la persona giusta al proprio fianco. E questo molte volte crea ansia, destabilizzazione, incertezza e la ricerca magari in WhatsApp, la spunta di chi potrebbe essere la persona giusta, in Facebook, si cercano fuori soluzioni per colmare un vuoto che si sente profondamente. In realtà il momento della solitudine è un momento sacro per poter incontrare la propria verità, single, è quell'opportunità una volta di incontrare la propria onestà più profonda. Chi sono? Usa bene il tuo tempo, usa bene la tua energia, focalizza la tua intenzione nell'incontrare la tua più profonda essenza. Puoi anche lavorare sulle tue emozioni, magari su quelle che sono le tue paure, oppure su le risposte che sono state date, le reazioni che hai avuto nei precedenti rapporti, ripulire, riportare in neutralità, perché se anche entri in una relazione, ma ci entri con i vecchi programmi e magari anche un po' disperato nel bisogno e nella ricerca di qualcuno al tuo fianco, beh, e chi lo vorrebbe una persona disperata? Oppure che fondamenta crea nella relazione uno stato di questo tipo a livello emozionale. È importante comprendere che la vita offre sempre la soluzione più adatta all'emanazione che tu offri. Per esempio, quando meno te lo aspetti, può giungere quella persona che si palesa di fronte a te ed è quella persona che in quel momento, in quell'istante, ti fa sentire a casa. È un riconoscimento profondo e senti quella felicità di essere proprio dinanzi a quella persona. Sono quelli che poi noi chiamiamo i casi della vita, ma in realtà non è un caso. Se lasci accadere, se ti lasci attraversare dalla vita, accadono dei vissuti pazzeschi, incredibili, e incontri la persona giusta quando sei pronto, in quel momento, in quell'istante, la cogli, la vedi, la riconosci soprattutto. Quindi di sicuro non ti metterai ad analizzarne i lati positivi o i lati negativi, perché ne amerai anche i difetti apparenti, perché in realtà li vedrai come semplici potenzialità o comunque caratteristiche che la rendono unica. Quella persona giusta sei tu in primis, quando sei ancorato profondamente alla tua verità, quando usi il tuo tempo bene, quando sei stabile nella tua verità, quando sai stare profondamente con te stesso, ti sai amare e senti che hai incontrato l'amore in te. A quel punto amore richiama amore e non potrai che vederlo manifestato nel tuo piano di esistenza. In bocca al lupo per le tue buone relazioni.